Le nostre richieste al governo italiano perché questa vicenda si concluda nel migliore dei modi. Passo la parola ad Adolfo Pierotti. Allora, noi stamattina faremo innanzitutto una cosa un po' anomala e Sua Eccellenza il prefetto ci ha dato questa possibilità. Quindi noi l'incontro lo faremo qui tutti insieme. Non è che rifamo la solita delegazione che va sopra, scende e sale. Non possiamo cullarci sull'appello e sul ricorso che hanno fatto.
perché la sentenza del Tribunale di Ancona è una sentenza che il governo potrebbe prendere a riferimento, come diceva anche prima Agnelli, il che fa giurisprudenza e che quindi di fatto le amministrazioni straordinarie spariscono e queste piccole speranze che si mettono in campo per poter continuare le nostre vite e le nostre battaglie vengono meno. Quindi, ripeto, ci sono due questioni che sottoponiamo. Il ministro deve intervenire con un atto politico, perché non servono più le chiacchiere, serve una condizione che dà continuità. E se pensano che questa azienda, sul quale tutti i giudizi che avevamo espresso rimangono intatti, ma in questa situazione si rischia che la moviola fa 2 anni indietro e saranno cazzi amari per tutti, questa è la questione. Quindi io credo, confido nell'intervento del prefetto, perché è una questione sulla quale il tempo non è una variabile indipendente. Grazie così per la compostezza e per il senso di civiltà che avete dimostrato, è sicuramente una cosa che rimarco, è molto importante. Mi sembra che i problemi siano duplici, io sono 2 mesi che sto in questo territorio proveniente da altra regione e così leggendo i giornali mi sono accorto che esiste questa vertenza che è diventata pure complessa tra liquidatori, tra Stato, autonomie locali, c'è molto da lavorare, soprattutto da condividere, ecco, lavorare tutti nella stessa direzione, avendo di mira l'obiettivo che è cercare di dare una continuità, perché i problemi mi sembrano duplici, un problema di ammortizzatori sociali per il quale appunto c'è qualche incaglio, e il problema poi della continuità produttiva, cioè dare futuro a un sito che vive un momento così difficilissimo, complicatissimo, sempre lì per chiudere definitivamente. Io così farò il massimo nei confronti dei livelli, sia di autonomia locale, soprattutto del governo centrale, perché appunto questa vertenza sia portata avanti con la massima dovuta attenzione, per non così penalizzare ulteriormente un territorio che sta vivendo, pensavamo così, venendo dalla Calabria, pensavo, dicevo, vado un po' a riposare, invece mi sembra che non è così, perché pure qua ci sono parecchi problemi di ordine economico occupazionale. Ormai quando c'è il raffreddore da qualche parte si riflette questo raffreddore, economicamente parlando, si riflette a livello così, a livello italiano. Poi teniamo conto che la crisi così cominciata nel 2007-2008 è planetaria, e quindi si tratta di fare delle scelte oculate, precise, di assumere degli impegni e soprattutto poi mantenere questi impegni nei confronti del territorio. Quindi così dico davanti a voi tutti, cari lavoratori, al sindacato, che mi adopererò al massimo perché appunto nei confronti di questa azienda, che è un po' la storia pure di un territorio, di un vasto comprensorio, che so che i lavoratori sono di tanti comuni del circondario, ecco, ci possa essere diciamo quella decisione necessaria per portarla a soluzione, sia per quanto riguarda il futuro, sia per riguardo l'immediato, per gli ammortizzatori sociali. Ecco. Ovviamente mi terrò costantemente informato con i vostri rappresentanti sindacali per scambiarci idee, contributi, e soprattutto terrò informato di ogni intervento che farò nella sede ministeriale. In questo momento mi sembra di capire. Poi se serve pure l'INPS, i commissari liquidatori, la mia porta è sempre aperta, sono a vostra, serve tutto e io sono a vostra completa disposizione. Penso che è pure un po' il mio ruolo fare da raccolto, se è possibile, da coordinamento, confrontandomi, interloquendo con tutti coloro che direttamente o indirettamente hanno un ruolo in questa vertenza. Quindi vi ringrazio, ecco, e soprattutto per la vostra compostezza, per la vostra civiltà. Ecco, grazie.